pane senza impasto e col lievito di birra. Vi basterà una ciotola e un cucchiaio. Dai, iniziamo perché è veramente pazzesco. Iniziamo dalla farina, che deve essere una farina piuttosto forte, quindi 13 grammi e mezzo di proteine. Per capire di cosa sto parlando, andate a vedere il video della fucking focaccia, perché lì vi spiego tutto il mondo delle farine. Le andiamo a mettere in ciotola e parliamo del lievito di birra. Tra l'altro questo, amici, è veramente un bilancino salvavita, perché vi permette di pesare piccolissime quantità, cosa che le classiche bilance non riescono di fatto a fare. Sbricioliamo il lievito nella farina e aggiungiamo poi tutta in una volta l'acqua. A questo punto mescoliamo con un cucchiaio e dobbiamo semplicemente assicurarci che tutta la farina venga assorbita. L'impasto è molto molto morbido perché è molto idratato. Copriamo e lasciamo riposare per una mezz'oretta. Trascorso il tempo possiamo aggiungere il sale. Andiamo a mescolare senza farci troppi problemi. Comunque vedete che già l'impasto risulta più tenace rispetto a quanto l'abbiamo lasciato. E l'unica cosa è che però dobbiamo farlo ben ben assorbire. Quindi sì, una mescolata ma bella vigorosa. L'impasto comunque risulterà sempre abbastanza grezzo, molto molto morbido. Non ci preoccupiamo ancora, deve essere così. Copriamo per un'altra mezz'ora. Abbiamo aggiunto tutti gli ingredienti, quindi possiamo dare qualche piega di rinforzo all'impasto. Semplicissimo, sempre con il cucchiaio andiamo sostanzialmente a sollevare un lembo, lo portiamo al centro della ciotola e giriamo poi quest'ultima di 90 gradi, così da fare praticamente tutto il perimetro dell'impasto. Lo facciamo un paio di volte questo giro, quindi tutti i lembi per un paio di volte, perché appunto stiamo cercando di dare forza all'impasto. È sempre super morbido, però vedete che man mano diventa più liscio. Questo è esattamente cosa vogliamo ottenere. Data l'ultima piega, possiamo coprire nuovamente con un piatto e facciamo di nuovo riposare. Andiamo poi a ripetere questo procedimento ancora una volta. Trascorsi 30 minuti, facciamo il secondo e ultimo giro di pieghe, esattamente come abbiamo fatto il primo, quindi di nuovo solleviamo un lembo, lo portiamo verso il centro e facciamo fare un giro di 90 gradi alla ciotola. Fatto una volta per tutto il perimetro, perché l'impasto sarà già più tenace, a questo punto, per dare ulteriore forza all'impasto, lo incrociamo in questo modo. Semplicemente prendiamo lembi opposti e li incrociamo. Niente di difficile, è proprio giusto per dare ancora più compattezza e tenacia alla pasta. E adesso non ci resta che il tempo e il frigorifero facciano il resto. Infatti copriamo bene bene con pellicola, io non amo usarla, ma in questo caso mi sento di dire che è necessaria. Copriamo e mettiamo in frigorifero per 8-10 ore, insomma tutta la notte. L'impasto ha fermentato per bene e ben lievitato e vedete che comunque è molto molto morbido. Mi bagno leggermente la mano e piano piano stacco il pane dalle pareti della ciotola. Mi raccomando, molto delicatamente, non dobbiamo per alcun motivo sgonfiare l'impasto. Tantissima semola sul piano da lavoro, veramente non abbiate paura di abbondare, e capovolgiamo la ciotola, vedete che la pasta si stacca super facilmente. A questo punto dobbiamo formare il pane, che sembra qualcosa di spaventoso ma in realtà è molto semplice. Prendo il lembo superiore e lo porto oltre la metà. A questo punto prendo i lembi opposti, laterali, e li incrocio. Non abbiate paura di stringere bene, è proprio quello che dobbiamo fare. Faccio questa operazione di incrociare i lembi per tutta la lunghezza del pane e se si formano grandi bolle le eliminiamo perché altrimenti brucierebbero. Ultime due mosse, prendo il lembo superiore, lo porto al centro e pizzico bene. Poi lo riprendo e chiudo definitivamente il pane. Mi raccomando, di nuovo pressiamo bene. Se ce n'è ancora qualcuna qua e là, la scoppiamo e a questo punto siamo pronti per l'ultima lievitazione. Foderiamo quindi la ciotola con un panno e lo cospargiamo super super abbondantemente con della semola. Posizioniamo quindi il pane capovolto, quindi la parte che prima toccava la spianatoia a questo punto sarà rivolta verso l'alto.
Strato abbondante di semola anche sopra, rimbocchiamo con il canovaccio e facciamo lievitare per l'ultima volta circa un paio d'ore a temperatura ambiente, comunque dovrà apparire bello gonfio. Cottura del pane in pentola. Allora, la pentola in ghisa, fatemi dire, è proprio secondo me uno di quei pochi kitchen essential, cioè veramente qualcosa che ti può cambiare la vita in cucina. In questo caso la dobbiamo preriscaldare all'interno del forno, quindi la inserisco che il forno è ancora spento, lo accendo e lo porto a temperatura con la pentola all'interno. Lo dobbiamo fare almeno un'ora prima di andare poi a cuocere il pane. Il pane è cresciuto in volume, è sempre più importante basarsi sul volume rispetto che alle tempistiche, e a questo punto lo possiamo capovolgere su un foglio di carta da forno. Io mi aiuto con un tagliere, ma una placca andrà benissimo. Togliamo quindi il canovaccio. Prendiamo la pentola che vi assicuro sarà rovente, e questo è solo qualcosa che una pentola in ghisa può dare. Scoperchiamo e delicatamente, aiutandoci proprio con i lembi della carta da forno, lo facciamo cadere. Mi raccomando, fate attenzione perché vi ricordo che la pentola è caldissima all'interno di quest'ultima. Copriamo molto bene e di nuovo in forno. Cuociamo la prima tranche per 25 minuti. A questo punto non ci resta che eliminare il coperchio e infornare nuovamente per altri 15 minuti circa. Deve risultare bello abbrustolito, cioè guardate che bellezza e non vi so descrivere il profumo. La crosta è sottile ma super croccantina e poi vedete che l'interno è davvero una nuvola. Allora, veramente così, con un filo di olio e un qualche granello di sale è già una bomba. Provatelo! In descrizione poi vi do qualche trucchetto se non avete la pentola in ghisa, insomma andate a vedere. Fatemi però prima sapere come farcireste un bel paninozzo fatto con questo pane fantastico. Ciao!